Multati 10 passeggeri senza biglietto sulle navette del trasporto pubblico dirette a Maggiano e Lammari. Pietrasanta in diretta su Noi TV, il consiglio comunale aperto sull'inquinamento dell'acqua, in programma domani sera al Teatro Comunale. Piana di Lucca, la plastica dai rifiuti di Cartiera. Presentato alla sede di Assindustria il progetto per un impianto che potrebbe risolvere il problema degli alti costi per lo smaltimento del palter. A Viareggio la protesta dei commercianti di Viareggia dopo l'ipotesi di chiusura in occasione del riposizionamento del ponte girante. Lo sport, Nanu Galderisi pensa in grande, il neotecnico è stato ufficialmente presentato e ha già diretto il primo allenamento. Solo 4 giorni di tempo per preparare al meglio la delicata trasferta di sabato a San Marino. Basket, Gianolla Show, la dura legge dell'ex, l'esperta playmaker, vive una grande serata e trascina al successo le lupe del San Martino che espugnano il Palatagliate. Buonasera, ben trovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura parliamo di trasporto pubblico e del fenomeno delle persone, dei cittadini che lo utilizzano senza pagare il biglietto. Un fenomeno che non è stato praticamente controllato per tanti anni, adesso si prova una nuova organizzazione anche con l'utilizzo della Polizia Municipale del Comune di Lucca. Vediamo il servizio. Multati 10 passeggeri sorpresi senza biglietto sulle navette del servizio pubblico dirette a Lammari e Maggiano. Un fatto che diventa notizia perché da anni i controlli di questo genere erano praticamente inesistenti sulle navette lucchesi. Ma anche perché a salire sui bus per controllare i biglietti, oltre ai verificatori, sono stati gli agenti della Polizia Municipale di Lucca, messi in campo dall'amministrazione comunale a sostegno della lotta ai cosiddetti portoghesi delle navette. La Polizia Municipale affiancherà una volta per settimana i verificatori del Consorzio Toscana Nord nel controllo sulle tratte che verranno di volta in volta indicate dall'azienda e concordate con il comando. L'azione congiunta degli agenti della Municipale con i verificatori, spiega il Comune, avrà lo scopo essenziale di educare quanto più possibile l'utenza del trasporto pubblico al comportamento corretto, che consiste nel salire a bordo del mezzo di trasporto muniti di valido titolo di viaggio. Andiamo adesso a Castelnuovo in Garfagnana, dove è stata riaperta anche al transito delle auto e dei mezzi leggeri la strada regionale numero 445 della Garfagnana in località Acquabona. Le immagini che vedete sono state girate nel tardo pomeriggio. La strada continua ad essere a senso unico alternato con limitazione della velocità a 30 km orari. E il movimento franoso in località Acquabona sarà sorvegliato a vista grazie alle foto elettriche anche stanotte dagli operai della ditta guidi che hanno eseguito gli ultimi interventi. Ecco le immagini quindi della riapertura della strada anche all'automobile. Avete visto prima le luci che sono state approntate per il controllo a vista della frana. Comunque la provincia assicura che non ci sono assolutamente problemi di sicurezza nel percorrere questo tratto di strada. Sempre per quanto riguarda le frane, nella nottata c'è stato uno smottamento che ha interessato la zona di via Polla del Morto a Massarosa. I detriti caduti sulla strada hanno ostruito l'accesso alle abitazioni, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operai della protezione civile del comune che hanno provveduto a liberare la strada. Nelle prossime ore saranno valutati gli interventi per il ripristino completo della sicurezza. Lasciamo le frane e il maltempo e torniamo a parlare dell'inquinamento dell'acquedotto di Pietrasanta. Domani sera il Consiglio Comunale aperto che sarà trasmesso in diretta dalla nostra emittente. Intanto facciamo il punto della situazione con questo servizio. Alla fine, forse con una tempistica non proprio ottimale, la vicenda dell'inquinamento da taglio nelle acque degli acquedotti di Pietrasanta e Val di Castello approda sui tavoli della Giunta regionale.
Dopo l'infuocata assemblea di sabato pomeriggio, alla presenza del presidente Enrico Rossi e del primo cittadino Domenico Lombardi, il governatore della Toscana ha convocato una riunione a Firenze per costituire una cabina di regia in grado di gestire gli interventi più immediati e quelli a lungo termine, oltre a stilare un vademecum di riferimento che contempli anche studi della salute della popolazione. Già al lavoro dal pomeriggio di martedì, quindi, amministrazione comunale, tecnici e responsabili di Gaia, oltre a medici del CNR e ricercatori dell'Università di Pisa, per esaminare la situazione sulla base delle ultime analisi effettuate. Analisi che hanno confermato la riduzione della concentrazione di taglio in quasi tutti i punti di campionamento, rendendo possibile quindi la revoca dell'ordinanza di non potabilità, fatta eccezione per un'area ristretta di condutture autonome nella zona di via Garibaldi. Intanto continuano i lavori sulla rete idrica di Val di Castello, dove entro la fine della settimana Gaia prevede di completare le analisi dell'ultimo tratto di tubature. Per quanto riguarda la questione strettamente sanitaria, l'Agenzia regionale di sanità ha confermato che effettuerà un'indagine epidemiologica in collaborazione con i cittadini per le possibili contaminazioni da taglio, anche grazie al campionamento già iniziato tra gli abitanti di Val di Castello. Per la giornata di mercoledì, l'amministrazione comunale ha previsto un consiglio comunale aperto presso il teatro a partire dalle 20:30, consiglio che Noi TV seguirà in diretta. Tragico epilogo per la vicenda di Martina Del Giacco, la ragazza di Pisa scomparsa da casa da domenica 9 novembre. Le ricerche erano state effettuate anche sul nostro territorio provinciale e in particolare in Versilia. Purtroppo il cadavere, il corpo della giovane è stato ritrovato oggi nell'Arno, nel fiume Arno a Pisa. Il corpo è stato riconosciuto dai carabinieri che da giorni stavano coordinando le sue ricerche. Decisivo il colore dei capelli, ma anche altri particolari come le scarpe indossate, il piercing e un anello. Andiamo a parlare del polo cartario lucchese e dei suoi problemi, uno dei più importanti è quello degli alti costi di smaltimento dei rifiuti di cartiera, del cosiddetto PALPER. Oggi nella sede di Assindustria è stato presentato un progetto che potrebbe risolvere questo problema. Sentiamo. Un impianto per trasformare il PALPER di cartiera in plastica. In questo si riassume il progetto Ecopulp Plast, candidato ai finanziamenti europei del settore, presentato a Palazzo Bernardini nella sede di Assindustria. Capofila del progetto è la Selene, tra le aziende leader in Italia nel settore degli imballaggi flessibili in plastica. Tra i soggetti aderenti ci sono anche Lucense, Serveco, consorzio delle cartiere del distretto lucchese, e Zero Waste Europe Foundation, la rete europea dei rifiuti zero presieduta da Rossano Ercolini, vincitore nel 2013 del premio Goldman per l'ambiente. In sostanza il progetto prevede la realizzazione di un impianto dimostratore su scala industriale per testare per un periodo di 30 mesi a partire dal 2015 una tecnologia innovativa per la produzione della cosiddetta plastica seconda vita dai fanghi di cartiera. Selene ha chiarito che il progetto si farà anche se i finanziamenti europei non dovessero arrivare. Non è stata ancora decisa la localizzazione dell'impianto. Il progetto si presenta come una possibile soluzione al problema degli alti costi di smaltimento delle aziende del polo cartario lucchese, per arrivare ad una industria a rifiuti zero, con conseguenti benefici per l'ambiente e i trasporti. E la vera novità è la presenza tra i promotori, oltre agli industriali, degli ambientalisti di Zero Waste Europe, che dovrebbero rappresentare una garanzia sulla sostenibilità dell'impianto. Abbiamo visto che è possibile recuperare sotto forma di materia gli scarti contenuti nel PALPER, che è sempre stato un problema molto impegnativo, che ha contrapposto spesso territorialmente associazioni dei cittadini ambientalisti e degli industriali, e che oggi invece vede incredibilmente ma positivamente una sintesi. È un momento importantissimo
quello di stamattina. Il progetto in questione è estremamente credibile, perché proprio nel luglio del 2014 l'Europa ha promosso il pacchetto per l'economia circolare, cioè l'incentivazione verso i soggetti produttivi e industriali a produrre legando al territorio, utilizzando gli scarti come base per la produzione di altri manufatti. Spero che il progetto venga finanziato, è un Life Plus e sarebbe sicuramente un grande successo per l'ambiente, oltre che per le relazioni industriali, portarlo fino in fondo a buon fine. Comunque già la partenza è estremamente positiva e per certi versi anche entusiastica. A margine della conferenza stampa all'Assindustria abbiamo chiesto a Rossano Ercolini, che appunto ricordo è vincitore del premio Goldman 2013 per l'ambiente, un suo giudizio sul progetto dell'impianto di carbonizzazione attualmente in esame dalla provincia, impianto che potrebbe essere realizzato sul territorio comunale di Capanno. Risentiamo che cosa ci ha risposto. Noi abbiamo espresso, io in quel caso come Presidente dell'Ambiente Futuro, abbiamo espresso un giudizio negativo per quanto riguarda diciamo il prodotto che verrebbe confezionato, che è sostanzialmente un prodotto da bruciare, combustibile, che quindi configurerebbe rischi ambientali e sanitari per il territorio dove questo prodotto venisse bruciato. Siamo interessati invece a approfondire le tematiche del biochar o del biocarbone nel momento in cui venisse realizzato un progetto che prevede la restituzione al suolo di questo biochar, che sappiamo fissa nel terreno l'anidride carbonica e che quindi utilizzato in quel modo avrebbe un interesse ambientale non irrilevante. Naturalmente tutto dovrebbe partire dal ritiro del progetto sotto valutazione da parte della provincia. Due notizie di cronaca relative a Lucca. La polizia ha sorpreso alcuni studenti intenzionati ad occupare l'istituto Carrara di via Marconi. È accaduto ieri notte quando è scattato l'allarme anti-intrusione della scuola. Sul posto sono arrivate le guardie giurate e la polizia. All'interno c'erano almeno una decina di persone che alla vista degli agenti si sono date alla fuga. I due poliziotti disposti all'esterno della scuola sono riusciti a bloccare due dei fuggitivi, scoprendo che si trattava di due studenti, di cui uno minorenne dell'istituto stesso. Si era trattato di un tentativo appunto di occupazione. Tutte le porte antipanico della scuola erano già state chiuse con catene e lucchetti o bloccate con arredi scolastici. La polizia ha riscontrato alcuni danneggiamenti all'interno della scuola. I due ragazzi sono stati denunciati per invasione di edificio e danneggiamento aggravato in concorso con altri ragazzi in via di identificazione. E sempre a Lucca la polizia ha denunciato un 52enne incensurato di San Donato che ha creato non pochi problemi al pronto soccorso di Lucca. L'uomo, completamente ubriaco, era stato lasciato da qualcuno sdraiato per terra all'esterno del pronto soccorso. Era stato quindi portato all'interno dalle infermiere, ma quando si era riavuto aveva iniziato ad insultare e minacciare gli operatori. E mentre veniva trasportato in psichiatria si è improvvisamente alzato, riuscendo a scagliare la barella contro un medico. Oltre che denunciato, dato che ha interrotto l'attività del pronto soccorso per circa un'ora, dovrà pagare i danni provocati. Ci spostiamo adesso a Viareggio, dove sono stati rimandati all'inizio di dicembre gli ultimi lavori per il riposizionamento del ponte girante in Darsena. Prosegue però la protesta da parte dei commercianti di Viareggio sull'ipotesi di chiusura della strada proprio in occasione di questi lavori. La progettata chiusura di via Regia per consentire i lavori di riposizionamento del ponte girante rischia di mettere ancora più in difficoltà i commercianti della zona. Il previsto provvedimento di chiusura al traffico riguarda il tratto di strada tra via Sant'Antonio e via Fratti, che diventerà accessibile solo ai residenti e per quanti debbano recarsi nelle attività commerciali e negli studi professionali. La strada è già interessata dai lavori di rifacimento dei marciapiedi. Siamo su tutte le furie perché secondo noi basta poco per non chiudere la via Regia. Hanno deciso di chiudere la via Regia
in cima al bar Bonelli, per intendersi, e qui fa passare solo residenti, chi ci lavora o chi volendo può venire nelle attività commerciali. Il problema è che se in cima ci trovano una transenna con un vigile, nessuno dirà di entrare. E poi come esce? Allora noi abbiamo pensato di fare una proposta nuova dove la via Regia viene chiusa, sì, ma in fondo alla via Fratti, lasciando la viabilità via Fratti a destra per andare in via San Francesco e a sinistra per ritornare in via della Foce. Facendo così risparmiamo anche un ingorgo sicuramente in fondo al cavalcavia, perché ci sarà più tratto di strada e più fruibilità del traffico. I commercianti, tra l'altro, in questo periodo hanno già subito altre penalizzazioni. Noi siamo stati danneggiati perché hanno aperto 4 cantieri contemporaneamente, il ponte girante, il fatto di fare i marciapiedi, 2 concessioni edilizie date, tutte nella solita via, tutte nel solito pezzo. Hanno chiuso più di un mese tutta la piazza Manzoni e noi siamo senza parcheggi. Il fatto di fare il marciapiedi e i lavori vanno fatti e devono essere fatti, però vanno fatti con un criterio un po' più di costruttivo, cioè facciamo un lavoro alla volta fatto a modo e veloce. Sempre a Viareggio, 2 notizie riguardanti le pinete. Un pino è caduto in mattinata su 2 auto parcheggiate in via Fratti all'angolo con via Pacinotti. Per fortuna all'interno delle vetture non c'era nessuno e questo fatto però ripropone il tema della manutenzione delle pinete. Notizia invece positiva è quella che sono stati potati in questi giorni i pini che si trovano nella piazza Largo Risorgimento. Ecco qua la fotografia. Ed ora finalmente almeno queste piante in città si presentano in ottime condizioni e non c'è più rischio né per automobilisti né per ciclisti. E adesso torniamo a Lucca, a Palazzo Orsetti sono stati presentati 5 interessanti progetti che riguardano anche la riqualificazione della città. Vediamo. Sono 5 i progetti approvati e finanziati dal bando di idee Lavoro, Inclusione e Sviluppo Locale, iniziativa promossa da Comune, Provincia, Diocesi e Caritas e realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Al bando erano assegnate risorse pari a 40.000 euro per progetti riguardanti l'inclusione sociale, lo sviluppo turistico e ambientale sostenibile, la valorizzazione di un luogo pubblico della città. Ecco i progetti vincitori. Il progetto Open Lu mira ad ampliare l'offerta turistica della provincia realizzando un prodotto multimediale che interfaccia il cliente turista con disabilità alla realtà che il territorio esprime. L'Orto oltre le mura è un'esperienza di agricoltura che prevede la riattivazione di 2 terreni, un piccolo orto adiacente alla comunità per minori Carlo del Prete e un terreno più grande che si trova a Lunata, al centro per richiedenti asilo. Centro di gravità permanente, Climbing House, prevede la realizzazione di una palestra al coperto per i giovani che si interessano di climbing e per coloro che vogliono avvicinarsi alla montagna in genere. Il progetto Giardini del Futuro prevede di recuperare e riqualificare 2 aree verdi del comune di Lucca, il giardino Gli Orti della Biblioteca Civica del Centro Culturale Agorà e uno spazio verde nei pressi del nido d'infanzia Lo Scoiattolo. Infine, Le Api per Tutti, un progetto di autoimprenditoria unita ad un'attività divulgativa sul mondo delle api rivolta a bambini, ragazzi e adulti. Sempre per quanto riguarda Lucca, la Giunta Municipale non ha approvato il progetto esecutivo Pius relativo alla torre scenica del Teatro del Giglio. Era una decisione che era già stata annunciata e adesso è arrivata l'ufficializzazione. La Giunta quindi si prepara a recedere dal contratto con la ditta appaltatrice. E il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, è entrato a far parte del Consiglio Nazionale dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. È stato reso noto al termine dell'assemblea tenutasi a Milano. Tambellini è l'unico rappresentante dei comuni della provincia di Lucca. E adesso con il prossimo servizio sconfiniamo dai nostri confini provinciali. Andiamo a Livorno per uno spettacolo promosso dal Banco Popolare, la Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno. Nonostante il brutto tempo, un folto pubblico ha partecipato al Meeting Center Pancaldi di Livorno alla serata con Enzo Iacchetti.
Un vero successo, satira e giornalismo, questo è il titolo dello show che ha visto protagonista il celebre cabarettista e intrattenitore intervistato dalla DJ Francesca Cheyenne per una serata divertente e stimolante organizzata da Banco Popolare nell'ambito degli incontri popolari, manifestazione che l'Istituto Bancario promuove in tutta Italia con personalità del mondo della cultura, dell'arte e dello spettacolo. Iachetti, partendo da Striscia la Notizia, ha illustrato l'evoluzione del suo rapporto con il piccolo schermo e i palcoscenici dei principali teatri italiani per raccontare come si crea la relazione con il pubblico e comprendere come l'essere popolare non significhi soltanto essere famosi. Striscia era veramente il telegiornale aspettato dagli italiani, perché andavamo oltre la notizia e soprattutto dicevamo, io parlo al plurale, ma io sono quello che arriva alle 7:15 e trovo già tutto pronto, sono gli altri che preparano le cose prima e sono lì dalla mattina, oppure da settimane seguono un caso e poi lo chiudono, lo montano e noi conduttori non facciamo che leggere e lanciare il filmato. Quindi fino a dopo Vanna Marchi siamo stati molto bravi e temuti. Gli incontri popolari sono momenti di confronto fatti di testimonianze sul significato dell'aggettivo popolare per riflettere sul senso profondo, aggregante e positivo della tradizione della cultura popolare per le nostre comunità e per tutto il paese. Domenica 23 novembre alle 18 nella chiesa di San Francesco, appuntamento con il critico d'arte Vittorio Sgarbi che parlerà di Ilaria del Carretto. L'appuntamento è organizzato nell'ambito del ciclo Ilaria e le altre, la rassegna promossa dal Comitato Nuovi Eventi per Lucca e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L'ingresso è gratuito ed i biglietti si possono ritirare a partire da domani, mercoledì 19 novembre, alla biglietteria del Teatro del Giglio fino ad esaurimento dei posti. Quindi vi ricordo, domenica 23 novembre alle ore 18, Vittorio Sgarbi in San Francesco che parla di Ilaria del Carretto. È tutto per questa prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo arrivano le notizie sportive.